Est-ce que tu peux tourner encore un peu? Attends, de l'autre côté même. L'autre côté, l'autre côté, l'autre côté. Encore, encore, comme ça on voit bien qu'on fait les tours. Abbiamo fatto dei primi studi con Ove Arup, sono degli ingegneri di Londra, perché all'epoca l'esposizione nazionale svizzera voleva applicare nelle sue cosiddette arte plage. Quindi c'è stato un primo studio di fattibilità con Ove Arup, un secondo studio di fattibilità in collaborazione con l'EPFL, quindi col Politecnico di Losanna. Dopodiché è stato anche oggetto di un mio dottorato. Fino ad arrivare a una collaborazione con altre società come per esempio la Prometec e ultimamente con l'IUT di Cachan, quindi l'Istituto Universitario di Tecnologia di Cachan, Dipartimento di Robotica, e con dei professori sempre della Facoltà di Parigi, della Sorbona, quindi l'Università Pierre Marie Curie di Parigi, che mi hanno invece assistito dal punto di vista della meccanica dei fluidi, delle simulazioni. Ultimamente, appunto, con il Dipartimento di Robotica dell'IUT abbiamo messo a punto un wind hunter completamente automatico, quindi che ha tre sensori: velocità vento, direzione vento e temperatura, e che è mobile, quindi è su una rotaia, che può girare, può roteare, quindi cerca il vento, vede dove arriva e quindi regola le cortine d'aria a seconda del vento che sente.